Riqualificare l'hinterland napoletano, offrire lavoro in un momento di forte crisi che in periferia è ancora più avvertita. La strada, insomma, resta quella di avvalersi dell'imprenditoria, anche coraggiosa, che decide di investire in terre di confine. È così che a Cardito, nella provincia partenopea, nasce dal nulla Nemea, Energy Village, ossia Villaggio delle Energie. Un polo di sviluppo per il comune e per tutte le aree limitrofe, un esempio di riqualificazione del territorio e che annovera già 40 dipendenti e fornitori da tutta la Campania. Ascoltiamo il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che plaude a questa iniziativa. Io sono onorato che gli imprenditori hanno ritenuto opportuno investire su Cardito per questa struttura che, oltre che essere una bellissima struttura, è un centro attrattivo, ma anche una grande forma occupazionale per tutte le persone che lavoreranno su questa struttura. E poi sarà anche da sprono per altri eventuali imprenditori che vogliono investire sempre su Cardito affinché si possa sviluppare ancora di più e armonizzare sia il livello commerciale che industriale del nostro territorio. Un villaggio che dal nome Nemea richiama i primi giochi preolimpici, i giochi panellenici dell'antica Grecia, ma che si prefigge l'obiettivo di diventare un'eccellenza nel settore, grazie anche all'ausilio di partner scelti in base a criteri d'eccellenza, appunto. Non solo sport e benessere, ma anche luogo di discussione, con un primo incontro che serve a discutere del rapporto tra sport, impresa e sviluppo del territorio. Ai nostri microfoni, rappresentanza della Castaldo Group, a cui si deve la nascita del centro, Andrea Castaldo e sua figlia Miriam. Perché abbiamo voluto questo? Abbiamo voluto questo perché i tempi cambiano. La gente non possiamo sempre dargli solo case, l'imprenditore puro della costruzione della casa, o ancorché fabbriche inquinanti, la gente ha bisogno di socializzare. Struttura che si estende su una superficie di circa 12.000 metri quadrati, dove daremo la possibilità, oltre alle attività puramente sportive, con una zona quindi fitness, una zona nuoto, dove ci verranno svolte tantissime attività, cioè, ci sarà anche una zona benessere con attrezzature di ultima generazione, un'area bambini, quindi daremo la possibilità anche alle famiglie di avvicinarsi allo sport. In particolare daremo la possibilità alle mamme